Ben ritrovati per questa conferenza stampa nella quale parleremo di alcuni bandi che sono dedicati al mondo dello sport. Lo facciamo con la Presidente della Regione Donatella Tesei, con l'Assessore allo Sport Paola Agapiti, con il Presidente del CONI Umbria Domenico Ignozia e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico dell'Umbria Gianluca Tassi. Non perdo altro tempo, visto l'orario, e lascio subito, la parola all'Assessore Agapiti. Prego, Assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio per la presenza il Presidente Ignozia e il Presidente Tassi e tutti coloro che sono collegati. Con la presentazione di oggi diamo avvio a un intervento organico, importante in materia di sport, uno dei settori più colpiti ovviamente dalle conseguenze dirette e indirette della pandemia. I bandi che sto per illustrare sono quindi la prima parte, un primo step di una strategia complessiva che punta a restituire anche uno slancio alle associazioni, agli enti locali e a tutti i soggetti che sono impegnati quotidianamente per garantire le attività e la pratica sportiva. Vorrei sottolineare come le scelte fatte hanno portato e davvero hanno visto anche la grande collaborazione, sono state concordate anche con i rappresentanti del mondo dello sport, a partire proprio dal presidente del CONI e del CIP, che mi fa molto piacere ovviamente la loro presenza qui oggi. Complessivamente presentiamo tre diversi bandi, ognuno ovviamente con le proprie caratteristiche, e puntiamo a dare un segnale diretto, concreto, un aiuto importante anche a tutte le associazioni. Abbiamo un totale previsto uno stanziamento di 4.150.000 euro per i primi due bandi, si aggiungono poi 300.000 euro destinati al settore delle piscine coperte. Quindi un ulteriore aiuto è stato previsto anche per la quota parte che andrà al mondo dello sport dall'avviso una tantum per i liberi professionisti e i precari. Quindi il primo bando è dedicato all'impiantistica sportiva, sarà riservato alle strutture di proprietà degli enti locali per lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento, completamento, messa in sicurezza, efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche. Il valore di questo bando è di 2 milioni di euro. I comuni potranno richiedere un contributo fino alla misura massima di 100.000 euro a fondo perduto, ad eccezione dei comuni di Terni e Perugia che potranno richiedere fino a 200.000 euro. Il secondo bando è invece riservato alle associazioni sportive e alle società dilettantistiche della nostra regione. Anche qui l'elemento di fondo è la necessità, proprio in una fase così difficile, di dare un segnale di vicinanza alle società e ai dirigenti sportivi che con passione, con dedizione, dedicano davvero e si impegnano parte del loro tempo ai giovani e al bene proprio delle comunità locali. Sappiamo tutti quanto lo sport, soprattutto quello di base, aggregazione sociale, benessere fisico, capacità anche di stare insieme agli altri. È per questo che questa giunta intende, proprio anche nei prossimi mesi, sostenerlo in maniera forte e nella maniera migliore possibile. Questo bando del valore di 2 milioni e 150 mila prevede un contributo a fondo perduto alle associazioni iscritte nei registri CONI di 1.500 euro, aumentabile del 20% per quelle iscritte anche al CIP. I due bandi saranno pubblicati entrambi mercoledì 12 maggio, insieme alla riapertura dell'avviso una tantum, come dicevo poc'anzi, con il quale già nei mesi scorsi abbiamo elargito 1.500 euro ai tanti rappresentanti di professioni in difficoltà rispetto poi alle chiusure e alle prescrizioni dovute al Covid. Con la riapertura sono state inserite ulteriori professioni proprio per sostenere i cittadini più in difficoltà e in particolare tra le figure potranno chiedere il contributo ci sono i titolari di contratti di collaborazione sportiva. L'ultimo bando che oggi annunciamo e che nei prossimi giorni sarà poi pubblicato è relativo ad un contributo riservato ai gestori delle piscine coperte.
Gli impianti di nuoto, come evidente, hanno caratteristiche proprie, un elemento, diciamo, anche un elevato livello di costi fissi, quindi di standard di sicurezza, che prevedono spese sicuramente importanti e non eludibili. Per questi motivi, anche dopo un confronto con gli operatori, con gli addetti ai lavori, abbiamo predisposto uno strumento pensato appositamente per questa tipologia di gestori, per i quali siamo pronti ad investire ovviamente 300.000 euro. Oltre a questi strumenti che presentiamo oggi, ci sono tanti aspetti relativi anche alla nostra strategia regionale per il mondo dello sport che vorrei sottolineare. Il primo riguarda la conferma anche delle risorse di bilancio dedicate agli eventi sportivi, che sono un'opportunità riservata poi a tutte le associazioni e le società che svolgeranno proprio gli eventi programmati e che possono richiedere un contributo straordinario alla Regione. Gli eventi sportivi costituiscono per noi un potente attrattore in grado davvero di dare prestigio alla destinazione, ma anche di produrre importanti ricadute economiche sulle località ovviamente individuate, quindi sedi degli eventi, soprattutto di carattere nazionale e internazionale. Anche lo scorso anno, pur in assenza di tanti eventi a causa delle restrizioni, siamo riusciti a sostenere e a liquidare tutti i finanziamenti e le richieste proposte, cogliendo anche questa opportunità per dare un segnale a determinati settori anche di attività, perché comunque abbiamo sostenuto anche programmi importanti per favorire la pratica sportiva proprio a beneficio dei più fragili. Un altro aspetto che mi sta particolarmente a cuore è anche la stretta e proficua collaborazione tra la Regione e i rappresentanti del mondo dello sport. Con il CONI e con il CIP abbiamo già avviato alcuni progetti, questa importante sinergia, e gli altri si stanno avviando. Si tratta del miglior modo possibile per sostenere un settore che nella nostra Regione ha avuto e dovrà continuare ad avere un ruolo davvero importante. L'altro tema è anche quello di un'interlocuzione proprio e l'interrelazione che c'è tra la pratica sportiva e le famiglie, un aspetto intorno al quale roterà anche la capacità del nostro sistema di saper garantire soprattutto ai più giovani la possibilità di continuare a fare sport, farlo in modo sano, plurale e libero. Le conseguenze del Covid hanno avuto un impatto importante, grave anche su giovani e pesanti le famiglie che si trovano anche in difficoltà, tante situazioni che si aggiungono davvero anche al rischio di perdita della capacità di acquisto da parte di molte famiglie. Appare evidente che anche in questa situazione, nella prossima stagione, c'è il rischio che tanti giovani non tornino quindi a frequentare palestre, circoli o campi, e quindi per questo, compatibilmente anche con le risorse ovviamente con la capacità di spesa che riusciremo ad individuare, stiamo valutando anche la possibilità di un aiuto diretto alle famiglie per garantire quindi la frequenza delle attività e della pratica sportiva. In conclusione, una riflessione sulla necessità di avere degli impianti sportivi migliori, quindi rispettosi anche delle norme, accoglienti e polifunzionali, accessibili quindi a tutti e a basso impatto ambientale. Ecco, il bando di oggi è, come detto, solo i bandi che abbiamo presentato oggi sono solo un primo passo, perché nell'immediato futuro penso alla programmazione europea 21-27 dei fondi strutturali europei, avremo anche la possibilità di costruire anche insieme al mondo dello sport e ai comuni di reperire quelle ulteriori risorse e finanziamenti europei per una programmazione regionale a 360 gradi delle strutture, un impegno che sono certa vedrà la fattiva collaborazione anche di tutti i soggetti coinvolti. Grazie. Grazie Assessore, ricordo ai colleghi che alla fine di questa conferenza stampa avrete, oltre al comunicato stampa, le slide che avete visto, anche le interviste video, le immagini e le fotografie. E adesso invece passo la parola al Presidente Ignozza. Prego Presidente. Grazie. Grazie per quanto i nostri governatori stanno facendo per lo sport. Grazie per la sensibilità, per la vicinanza fattiva che la Regione ha voluto, tramite l'assessorato allo sport, dedicare al mondo sportivo. Oggi, Presidente, Assessore,
È una giornata importante, è una giornata importante per il segnale che avete voluto dare. E l'avete voluto dare nel momento più importante della ripartenza dello sport. Da qualche settimana le associazioni sportive, il mondo sportivo in generale, ha ripreso le attività, anche se solo parzialmente, anche se solo all'esterno, ma era il momento che l'intero movimento sportivo aspettava per poter ricominciare un'attività che per troppo tempo ai nostri giovani è stata negata. Un'attività che, come ricordava l'assessore, fa parte integrante della vita di ognuno di noi, delle nostre attività psicofisiche, di un'attività che ha visto per troppo tempo le associazioni sportive del territorio vivere in uno stato penalizzante, ma non solo per la mancanza di attività, ma anche e soprattutto per la mancanza di certezze per il futuro. E a quel futuro, Presidente e signor Assessore, che stiamo guardando e che stiamo guardando proiettandoci in quelle che sono anche le attività che vanno al di là della semplice attività giornaliera, che pur per noi è importantissimo. Tre bandi, perché quello delle piscine mi sembra altrettanto importante come i due che sono stati principali, che sono stati presentati, uno in direzione delle infrastrutture sportive necessarie affinché il nostro mondo possa con cognizione di fatto dire che le nostre attività riprendono e riprendono nella maggior sicurezza possibile per i nostri atleti. Tanti impianti che potranno avere quelle opere di riqualificazioni necessarie, tanti impianti che saranno messi nella normativa Covid e che quindi saranno pronti anche ad ospitare interventi più importanti della singola attività giornaliera. I bandi a favore delle associazioni sportive credo che vadano nel giusto senso del segnale forte, importanza delle vicinanze delle istituzioni in un momento in cui abbiamo avuto e continuiamo ad avere la paura che tante società non potranno riaprire le loro attività, che tanti giovani non potranno più far riferimento alle loro strutture sportive. È qualcosa che dobbiamo evitare ed evitare nel modo più assoluto, e per questo io plaudo anche e ringrazio per il futuro, per quanto l'assessore Agabide ha voluto dirci, di previsione per il futuro non solo dei fondi europei ma soprattutto di quella sensibilità e attenzione verso le famiglie e soprattutto verso quelle famiglie che causa Covid si vedranno costrette a dover rinunciare a qualcosa, e noi vorremmo che non si rinunciasse allo sport per quanto lo sport può rappresentare per ogni nostro giovane. Quindi una visione a 360 gradi, una visione che va nella direzione di mettere lo sport al centro delle nostre attività, e io mi permetto di dire che crea anche le giuste condizioni affinché i vertici federativi delle federazioni nazionali possano prendere l'Umbria come esempio per assegnarci anche importanti attività a livello nazionale ed internazionale. Signora Presidente, signora Assessore, dobbiamo in questo momento farci trovare pronti e possibilmente pronti più di altre regioni. Il già poter sfruttare la centralità della nostra regione, geograficamente parlando, per noi è un grande vantaggio. Avere la possibilità di dire ai vertici nazionali delle federazioni, degli enti, delle discipline associate, che l'Umbria è anche pronta, grazie alla vicinanza delle istituzioni, a poter affrontare impegni che ci vedono a livello nazionale e internazionale, credo che sia a tutto vantaggio della nostra regione e dello sport della nostra regione. Per questo io ringrazio a nome delle 1800 associazioni sportive umbre. La ringrazio per quanto ha voluto fare e soprattutto per quanto farà, perché questo, come diceva l'assessore, è l'inizio di una strada che porterà sicuramente poi
una collaborazione ancora più stretta, ancora più mirata a risolvere i problemi dello sport umbro. Grazie, grazie di cuore. Grazie Presidente, e dal Presidente del CONI passiamo al Presidente del Comitato Italiano Paraolimpico, Tassi. Prego. Grazie Assessore. Volevo ringraziare appunto questa nostra presenza nel mondo dello sport, molto vicina a quello che le sono le nostre problematiche, al Presidente e anche all'Assessore, perché il nostro mondo è un mondo particolare, un mondo dove si affronta lo sport in una maniera diversa e chiaramente con un coinvolgimento totale per quello che sono anche le famiglie. Le famiglie è il punto nevralgico della disabilità, sia il lato positivo e anche quello negativo. Abbiamo tanti ragazzi che in questo anno con problemi intellettivi e relazionali che hanno avuto veramente un grossa penalizzazione. Queste riaperture, questi aiuti per quello che sono appunto le varie associazioni che già hanno combattuto questo momento difficile è veramente il punto nevralgico dell'intervento vostro. Noi siamo pronti chiaramente a ripartire con il piede giusto, già siamo ripartiti con alcuni sport dando diciamo dei piccoli segnali e cerchiamo ancora di collaborare con quello che sono le istituzioni per poter sviluppare insieme alcune idee. Soprattutto mi riferisco anche all'impiantistica sportiva, che bisogna secondo me un pochino ribaltare la cosa, vederla prima nel mondo della disabilità perché poi diventa accessibile a tutte. Quindi la fruibilità deve partire da quello. Noi abbiamo ricomposto anche nella nostra giunta dei ruoli ben specifici, dove ci sono appunto dei tecnici degli impianti che collaborano insieme a CONI chiaramente in maniera stretta per poter anche adattare o comunque dare la possibilità all'impiantistica umbra di essere fruibile da tutte le disabilità. Mi rifaccio appunto anche a quello che ha detto il Presidente del CONI, ringraziando dell'attenzione, e chiaramente trovate in noi una massima collaborazione. Grazie mille. Se lei passi, prima di eventuali domande da parte dei colleghi, per le conclusioni lascio la parola alla Presidente Tesei. Sì, grazie. Io ringrazio per la presenza il Presidente Ignozio e il Presidente Tassi, che hanno voluto condividere con noi questo momento che reputiamo molto importante. Devo dire che la sensibilità di questa giunta c'è stata fin dal primo momento, perché siamo assolutamente consapevoli dell'importanza dello sport a tutti i livelli e dell'importanza per i nostri giovani di poterlo fare in sicurezza e in particolare di poter dare a tutti, anche alle piccole società sportive dove spesso il ruolo dei volontari è veramente tanto, e quindi dare questa possibilità di poter ripartire, quindi con aiuti anche concreti. E come tutte le cose non è facile trovare le risorse, è stato un lavoro molto puntuale che ha fatto anche l'assessore Agapiti, e devo dire che abbiamo portato avanti anche in stretta sinergia, perché crediamo, così come tutta la giunta, nell'importanza veramente dello sport. È un momento in cui, lo ripeto sempre, dobbiamo cercare di fare squadra con la nostra comunità umbra, e quindi dobbiamo fare squadra anche con lo sport, per cui la condivisione anche di questi bandi è stata importante, proprio perché cerchiamo di andare nella direzione giusta e di intervenire per quegli aiuti e per quelle misure e iniziative che effettivamente oggi sono necessarie e servono. Ascoltato con molta attenzione anche l'intervento del Presidente Ignozza. L'Umbria può essere veramente pronta ad accogliere anche eventi di natura nazionale, ma direi che per certi aspetti in certi settori anche internazionali.
lo possiamo fare, lo dobbiamo fare, anche perché oltre alle ricadute positive per la salute, per il modo di stare insieme dei nostri giovani all'interno delle varie pratiche sportive, per l'importanza che riveste lo sport, ma anche per le ricadute che può avere per lo sviluppo della nostra regione, perché quando si organizzano eventi evidentemente c'è una visibilità e comunque un'attrattività che fa bene non solo allo sport, quindi anche a tutto ciò che può ruotare intorno a tutto questo. E io auspico che da qui ai prossimi mesi e ai prossimi anni che lavoreremo insieme ci sia veramente anche una condivisione. Ci sono delle iniziative sul territorio regionale che vengono prese dai comuni, giustamente e correttamente. Ecco, io credo che dobbiamo cominciare anche a condividerle in via anticipata. Come diceva l'assessore, siamo pronti anche a sostenere sia economicamente ma sia anche attraverso tutta un'attività collaterale che può essere una promozione, che può essere integrata. Però è sempre bene saperlo prima e cercare di ragionare in un'ottica proprio di sistema, che è molto importante, così evitiamo e sovrapposizioni di eventi e magari possiamo fare degli eventi che sono ancora più importanti e significativi, con tutti gli effetti benefici che possono ritornare alla nostra regione anche dal punto di vista economico, perché poi dopo ci sono tutte le attività collaterali. Ecco, se questo è lo spirito, io credo che siamo sulla strada giusta, siamo pronti a ragionare con tutti, a parlarne, in modo da poter condividere veramente anche eventi che vanno oltre l'ordinario, che è sicuramente importantissimo, ma che possono fare della nostra regione una regione veramente che può accogliere, che sa fare organizzazione, che sa mettere a disposizione tutto ciò che serve anche per lo svolgimento di eventi di carattere nazionale. Questo è l'auspicio, continueremo a lavorare in questo senso perché crediamo molto nei valori che lo sport sa interpretare e nell'importanza, specialmente per i nostri giovani, ma oggi dico lo sport serve a tutti. Ci sarà sicuramente un'attenzione e una vicinanza anche a quelle famiglie che magari oggi possono fare fatica a poter iscrivere i propri ragazzi a delle attività sportive, e quindi sicuramente anche su questo lavoreremo. Diciamoci in tutte le condizioni per poter andare avanti. Credo che questo esempio dell'Umbria sia un esempio abbastanza importante che ci vede tra le prime regioni che hanno organizzato proprio dei bandi specifici a sostegno dello sport e di tutti coloro che lavorano in questo settore, in questo ambito. Grazie, grazie a tutti. Grazie Presidente, allora se Gianluca e i microfoni possono aprirlo, se ci sono delle curiosità, qualche domanda, qualcosa da chiedere ai nostri ospiti qui a Palazzo Domini, siamo a vostra disposizione, potete intervenire tranquillamente. Se invece non sento nessuno, a questo punto, qualcuno? No? Bene, allora vuol dire che siamo stati chiari, vi ringrazio, vi auguro un buon pranzo e una buona giornata. Grazie per essere intervenuti, grazie anche a voi.